È un unicum per tanti motivi, intanto perché contiene delle monete che sono uniche e non hanno assolutamente riscontro, anzi non si conoscevano prima della scoperta del tesoro di Partinico, e perché è un tesoro completamente costituito da monete auree e non ha per la composizione altri riscontri in Italia e in Sicilia, e dà uno squarcio su quello che è il periodo degli inizi del IV secolo d.C., che coinvolse anche la Sicilia nell'ambito di alcuni disordini particolari. La sua composizione fa pensare a un pagamento istituzionale legato chiaramente all'impero romano nei confronti di, non sappiamo chi, indirizzato a chi, ma sicuramente è una cassa militare o destinata a pagare le spese di una guerra, di un conflitto, degli eserciti o di altro, ma sicuramente è un pagamento istituzionale. La possibilità che fosse naufragato insieme a un carico, un'ipotesi verosimile, è che fosse stato trasportato proprio per assolvere a questo debito da parte dell'impero romano, è possibile. Il tesoro vero di Partinico è nel territorio, è nell'antiquarium comunale, gli studiosi vengono a Partinico per vedere appunto questi oggetti, sono venuti professori, ricercatori anche di prestigiose borse di studio all'antiquarium per studiare i reperti nel suo contenuto. Noi abbiamo lavorato per diversi anni con altri colleghi sia nei reperti, sui reperti dell'antiquarium che sul territorio, in accordo con la soprintendenza, e abbiamo ancora in corso delle collaborazioni. Il castello di Cesaro è importante perché è una testimonianza architettonica fondamentale di un periodo convulso quale quello delle rivolte musulmane in Sicilia. La villa di Sirignano, la villa di Raccuglia, ma anche la zona di San Cataldo sono importanti perché restituiscono testimonianze di fasi storiche differenti e che ognuna delle quali è meritevole in ugual modo di essere difesa e tutelata. Parte è quelli che sono gli strumenti normativi che sono quelli di cui si serve la soprintendenza, e cioè appunto i vincoli esistenti, oppure, come ho detto, il ricorso per esempio a quello che sarà il redigendo piano paesaggistico, che è un importante strumento di tutela del territorio. Io penso che uno strumento importante sia proprio la collaborazione sia con gli enti locali che con l'associazionismo, con le associazioni culturali e con i cittadini. Come si può raggiungere questo scopo della tutela? Rendendo tutti consapevoli dell'importanza della storia del territorio, dell'importanza di quelli che sono i resti visibili di questa storia nel territorio. Sono stati interventi magistrali che hanno non solo chiarito ma allargato la conoscenza sul valore e le caratteristiche delle monete, e poi l'intervento dei due archeologi ha consentito di illustrare, di fare una panoramica completa sulle risorse archeologiche che naturalmente sono state poco attenzionate e meriterebbero approfondimento per capire certe situazioni. Infatti è stato tirato fuori il discorso della collina Cesarò, in cima c'è un castello di epoca normanna che dovrebbe essere quantomeno messo in luce nei suoi contorni, nelle sue caratteristiche. Poi a zona di Sirignano, che è quella del Re Cucco, meriterebbe un'esplorazione speleologica per capire l'intricato reticolo di cunicole che ormai sono tutte otturate e sconosciute, e tante altre cose che esistono nel territorio.